Amici, ben rientrati dalla sigla, ben trovati, ancora una puntata insieme, Talk Vision in compagnia di questo personaggio, ce lo godiamo con questa videoclip, via! Allora, applauso a Enzo Mugoni, facciamoci l'applauso, l'applauso virtuale. Onore e piacere. Allora, come stai? Bentornato. Da, abbastanza bene, diciamo che ce la caviamo, diciamo. Diciamo che in base all'altezza facciamo tutto. Ecco, non potevano scattare la battuta. Allora, appena terminata una stagione, secondo me, molto importante, molto bella per quanto ti riguarda, hai fatto tante date in piazza quest'anno. Sì, ho fatto tante date in piazza e anche zone turistiche, zone di mare tantissime e molte feste sagre, paesane. Insomma, il tuo forte è proprio quello di fare le cose. Ma che cosa ha raccontato quest'anno il tuo spettacolo? Che cosa hai portato in scena? Guarda, intanto ho portato il mio spettacolo che è variegato ed è un po' vario perché porto tutta la musica italiana, poi ci metto due o tre canzoni dei miei dischi e poi vabbè il mio cavallo di battaglia che è Celentano, che ce lo metto sempre in mezzo perché... anche perché lui nasce, allora, molti lo conoscono, ma per chi le nuove generazioni conoscono, lui nasce come l'imitatore ufficiale di Adriano Celentano. Fece lui una trasmissione da ragazzino che era quella con Gigi Sabani, Chi tiriamo in ballo, poi no, Stasera mi butto, Stasera mi butto, sì, Stasera mi butto, e col grande Cutugno lo stesso, da lì è partito un sì. po' tutto. Infatti io ti ho conosciuto proprio in quell'anno lì e me lo ricordo come se fosse oggi. Tra l'altro tu sei appena rientrato, proprio credo ieri o avantieri, da un piccolo tour in quel di Roma. Sì. Che cosa sei andato a fare? Che cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola? Beh, per questo? Intanto ogni tanto mi chiamano fuori nella penisola, faccio degli spettacoli anche a livello nazionale in TV, ma in questo caso ho condiviso e ringrazio veramente una straordinaria persona e una grande cantante che è Lucia Budroni di Oscari, che salutiamo. Ciao Lucia. Che io stimo tantissimo. Avvicinati un po' al microfono, sei troppo lontano. Siamo stati presso una TV di Roma, dove questa TV organizza in tutti i network nazionali vari cantanti che arrivano da tutta Italia. E io ho fatto una cosa divertente, in questo caso anche per come dire, per coinvolgere anche il pubblico, perché c'era anche il pubblico in studio, molto bello. Ci sei riuscito? Io credo di sì, poi ti faccio vedere. No, non lo vediamo, lo vediamo subito, c'è qualcosa da far vedere, qualche video? Certo. Lo vediamo, ecco, lo vediamo. Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare, vedendo la statale, e poi triste, mentre la radio canta, su quella pianura cosa vedo? Vedo la finanza. Ma ti rendi conto? Tutti così. A chi me l'ha fatto fare ad andare al mare prendendo la statale? Ma chi me l'ha fatto fare ad andare al mare prendendo la? A chi me l'ha fatto ad andare dove? Caspita, fortissima sta cosa. Sei riuscito a mettere in festa tutti quanti? Sì, sono riuscito a mettere in festa tutti quanti perché mi hanno dato proprio carta bianca, no? Nel senso dice, fai tu, dice, organizza. E siccome ho cantato proprio dal vivo lì, e allora ogni tanto ci buttavo una battutina, anche c'erano dei musicisti e lì ho interagito col pubblico e con dei musicisti che erano dietro. Poi c'era un bello schermo dietro dove c'erano tutte le immagini, bello, molto bello. Qual è il tuo cavallo di battaglia, le cose che canti più volentieri e quello che canti meno volentieri?
Guarda, dipende dalle situazioni. Io non ho mai, anche in piazza, non ho mai una scaletta ben precisa, perché mi metto d'accordo col fonico, io gli do un repertorio, gli dico, guarda, se dovessi cambiare in quel momento, io ti lancio la canzone e tu sai in quel momento specifico In quale base alla canzone. situazione. Sì. E poi, insomma, ho imparato un pochino anche i tempi teatrali, i tempi di spettacolo. E allora, in base a quello, se devo fare emozionare, cerco di fare emozionare, se devo far divertire, faccio divertire. Però, se dovessimo uscire un attimino dal discorso Enzo Mugoni, artista e cantante, e volessimo essere un po' curiosi e conoscerti più di persona, tu dovendoti raccontare chi sei, cosa fai, come vivi la tua privacy? Guarda, io credo di essere, penso, anche una brava persona, Questo non si discute assolutamente. Cosa ti piace fare? Qual è il assolutamente. tuo hobby? Hai un hobby al di là della musica? Ti piace fare? Dice, io la mattina me ne vado a pescare, oppure la mattina vado a correre, la mattina vado. Quali sono le tue caratteristiche che ti portano a rilassare il tuo, se vogliamo chiamarlo tra virgolette, stress, la tua stanchezza? Diciamo che in questo momento storico stress ce n'è parecchio e quindi io cosa faccio? Tipo la mattina presto, anche d'inverno, mi piace molto il mare, faccio lunghe passeggiate al mare, dove medito, dove mi rilasso, dove penso, dove faccio l'utile e dilettevole perché magari mi viene qualche spunto, qualche melodia, qualche canzone, quindi... Perché tu scrivi anche le canzoni che Io canti. Ad qualche canzone l'ho scritta, sì. esempio, i tuoi titoli, quelli tuoi scritti appena da te, dal tuo braccio. Ad esempio, avevo fatto questa canzone insieme a Giuseppe Idile, Capitano, che si titola Pioggia, ed è una canzone melodica. Poi avevo fatto la musica di un'altra canzone con Sauro Piana, Le Tasse. Un giorno Alla canti un eravamo. pezzo a cappella, Un dai. giorno. Sì. Adesso, one, two, three, four, vai! Un giorno mi alzo col viso assonnato e penso col naso all'insù. Accendo la radio, un DJ che mi grida: Enzo, dai, vieni un po' su. Le solite balle ragù incantano la società. Cantiamolo insieme, parapapapapapà. Capito? E questo è molto È divertente. proprio, è toccato il fatto della spiritualità, della, cioè, che vai al mare, come nasce? Come fai a capire un giorno che tu vuoi raggiungere quella dimensione, che hai ricevuto una chiamata, ecco, spirituale? Ma diciamo più che una chiamata è una cosa che ti arriva in automatico, è la fede, no? Per quanto riguarda il mare, sai, uno medita, toglie un attimino tutti i pensieri, le cose. Per quanto riguarda la fede, invece, fai un percorso spirituale di fede. Io sono cattolico, sono uno che pratica, che va ad esempio la domenica a messa e che va anche più giorni della settimana, ma non perché molti, sai. Vanno d'accordo con tanti sacerdoti, vanno anche per il sacerdote, per socializzare. Io vado anche soprattutto perché in quel momento sono in stretto contatto e quindi in quel momento lì mi assento da tutto e da tutti, faccio l'eucaristia, non sono bigotto, ma sono uno che nonostante i suoi peccati, i suoi difetti, le sue... Stranamente anche Celentano ha un po', cioè, rispecchia questa cosa. È una cosa che ti ha trasmesso lui, oppure non c'entra niente, è pure una coincidenza. No, ce l'ho nel DNA, da bambino. Poi la cosa si è andata sempre più a crescere. È difficile da spiegare perché ti arrivano dei segnali, ti arrivano delle situazioni. Perché noi cristiani, che abbiamo sempre avuto questi valori insegnati anche dai nostri genitori, dai nostri padri, dai nostri nonni soprattutto, dobbiamo capire che anche durante le prove, noi siamo sempre cristiani, anzi il cristiano ti dice proprio che le croci ci sono per tutti, quindi io cerco sempre ogni giorno di superare le intemperie, le situazioni quotidiane, e non è che mi appiglio alla fede, è la fede Che si appiglia a te, no, che ti prende, è al esatto, che contrario. mi prende. E in quel momento, sì, quando devi chiedere aiuto mi rivolgo Ti perché è invochi. chiaro, però non perdo mai
la speranza e non è un'invocazione per comodità, è un'invocazione proprio che senti nell'anima, nel corpo, nella mente. E poi mi piace proprio condividere e parlare ogni tanto. A volte, sai, dipende da con chi parli, no? Ad esempio, magari più tardi ti farò conoscere una persona, un personaggio che ho condiviso alcune cose. So già di chi stai parlando, immagino. Sì. Vediamo se sta per Pippo Franco. Esatto. Esatto. E condiviso con lui certe. Come siete arrivati a condividere? Beh, abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia soprattutto perché ci siamo conosciuti a Buon Lavoro, il film di Marco De Murtas, e di lì in automatico abbiamo condiviso spiritualità e cose in comune, molte cose in comune. Ce l'abbiamo in linea, ce l'abbiamo in linea, lo sentiamo al telefono. Pronto, maestro, ci sei? Buonasera a voi, eccoci. Grazie intanto per averci dedicato questi pochi minuti. Allora, intanto volevo sapere come nasce la vostra conoscenza con Enzo. Ma nasce relativamente a una cosa che abbiamo fatto insieme e poi le persone comunicano e nel nostro modo di comunicare è emerso una comune visione rispetto all'esistenza in sostanza che riguarda il nostro sé spirituale in pratica. Però è una cosa un po' tipica di tutti quanti gli artisti, perché noi viviamo della nostra capacità percettiva, cioè del nostro istinto, la parte istintuale, no? Einstein diceva: l'intelligenza irrazionale, che è quella degli artisti in pratica, e cioè quella istintuale, è un dono sacro. L'intelligenza razionale è un fedele servo, ma questa civiltà onora il servo e ha dimenticato il dono. Ecco, questo spiega un po' tutto, insomma, il nostro modo di essere. Quali sono le tre cose, i tre aggettivi che avrebbe a disposizione per Enzo? Beh, tre aggettivi, ci devo pensare. Comunque, Così, uno è di pancia. la Sì, uno è la sincerità nei confronti di se stesso, insomma, no? E l'essere sempre se stesso, cioè non è un altro è appunto l'assenza del contrario di quello che ho detto, cioè l'opportunismo. È tutt'altro che un opportunista. E forse una terza affermazione, un terzo aggettivo è la creatività. Perché comunque è una persona, insomma, che come tutti gli artisti crea continuamente. Avete mai condiviso insieme questo momento spirituale oppure ne avete soltanto parlato? No, ne abbiamo parlato, ma condividere è praticamente un mondo infinito, perché significa frequentare i luoghi della spiritualità, significa andare in giro per il mondo, significa anche, come dire, fare tante altre cose che non abbiamo fatto perché non è che siamo stati molto insieme, purtroppo. Però, insomma, speriamo, che il Signore ci offra l'opportunità, E chissà. di andare avanti. Va bene, io la ringrazio per averci dedicato questi minuti e speriamo di vederla presto, quanto prima in Sardegna, così almeno avremo modo. Grazie, sono io che ringrazio voi e vi ringrazio per l'importanza che mi avete dato. Addirittura. Grazie molte, auguri a tutti. Grazie, buona serata, Grazie, arrivederci, grazie. arrivederci. Ciao Ti Enzo, ciao. ringrazio, ciao, ti ringrazio, ciao, Ciao, ciao ciao, Pippo, ciao, ciao. Arrivederci. ciao. E così abbiamo salutato anche e incontrato Pippo Franco insieme. Ma come fai a conoscere tutti questi personaggi? Guarda, alcuni li ho conosciuti perché attraverso esperienze di spettacolo, attraverso esperienze televisive, li ho conosciuti. Alcuni, ad esempio, in alcune trasmissioni mi hanno fermato loro perché mi conoscevano, perché qualcuno mi ha visto in Sardegna oppure mi ha visto anche fuori dalla Sardegna. Ma per quanto riguarda Pippo, c'è stata in un momento di presentazione del film, ad esempio, che c'era un sacco di gente, un sacco di persone, un sacco di attori, è come se in quel momento non ci fosse nessuno, cioè ci siamo
viaggiavamo nella stessa linea d'onda e avevamo le stesse idee per quanto riguarda la spiritualità e la fede. Cioè, voi vi siete incontrati e avete parlato subito di spiritualità. Sì, abbiamo parlato anche di una specifica persona particolare che magari dietro le quinte ti dirò. È molto carismatica. E lui veramente una persona. Poi la cosa che mi gratifica anche, oltre al lato umano, che mi gratifica è che mi stima artisticamente, perché mi ha detto: tu hai due anime, quella divertente e quella interpretativa. E questo Bella, è bella, bella sta cosa. Enzo Vincenzo Mugoni, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra un po'. Ristorante e pizzeria Aragon, cucina mediterranea di terra e di mare, pizze senza glutine, ottimi primi, dessert e ampia scelta di vini, ampia veranda all'aperto e se vuoi gustare la tua pizza comodamente a casa, offriamo anche il servizio di Pizza Express. Ristorante e pizzeria Aragon è ad Alghero in via Gramsci 8. Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Ristorante e tavola calda Anfora. Primo, secondo, contorno e bevanda a soli 12 euro. Ci trovate a Sassari, in Viale Italia 50. Vi aspettiamo. Autoricambi Mameli, ricambi auto, lamierati e accessori nazionali ed esteri, antinfortunistica, vernici auto industriali e per edilizia, attrezzature per officina. Siamo a Porto Torres in via Sassari 141, traversa A. Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo. Piazza 20 Settembre, Porto Torres. Come in tutta Italia, anche ad Alghero, supermercati Conad, per ritrovare l'accoglienza di sempre e naturalmente la convenienza. Carne, pesce, salumi, formaggi, tutto freschissimo ed un'attenta selezione di vini nazionali ed esteri. Conad Alghero, via Don Minzoni, via Mazzini, via Berlinguer. Conad, persone oltre le cose. Fatti coccolare da uno staff di professionisti, DM Style Parrucchieri, prima classe, uomo donna. A Sassari, via Enrico Costa 70. Info 079-200-81-101. Vi aspettiamo. Pizzeria La Bottega della Pizza. Vi aspettiamo per degustare le nostre pizze gourmet con prodotti di stagione a scelta a chilometro zero. La grande novità dell'ampia saletta interna per ospitare cene per piccoli eventi. E la ristorazione solo su prenotazione. La pizzeria La Bottega della Pizza si trova a Sassari in piazza Cavallino De Onestis 4. Vi aspettiamo. Ciao amici, è arrivato l'autunno e noi con la nostra vasta gamma di prodotti siamo pronti a riscaldare il vostro freddo inverno. Stufa alogena per esterni, stufe a gas, termoconvettori, caminetti elettrici. Veniteci a trovare. Europeana, via Sassari 49, Alghero. Noi di Automotive X-Center ci prendiamo cura della tua auto a 360 gradi. I nostri servizi sono autofficina meccatronica, autolavaggio a mano, centro noleggio breve e lungo termine, centro pneumatici e centro revisioni 2, 3 e 4 ruote. Ci trovate a Sassari in via Montezemolo 6. Amici, ben rientrati dal primo blocco pubblicitario. Abbiamo sentito la chiamata del grande Pippo Franco, al quale facciamo un altro applauso virtuale, grande maestro. Io, tra l'altro, qualche anno fa ebbi l'onore e il piacere di conoscerlo in quel del Teatro Tenda di Sorso, era il Palavirus. E facemmo, condividemmo in quella serata il palco. Bene, detto questo, però non ci siamo detti, a proposito, poco fa, in prima parte, abbiamo menzionato la nostra amica di Ischia, Lucia Budroni, che state organizzando un inedito. Sì, un inedito scritto da Sauro Piana, che io collaboro spesso, però mi viene anche in mente il primo in assoluto che fa degli arrangiamenti e scrive delle canzoni bellissime, Joe R, e poi tanti altri che hanno collaborato con me.
Con Lucia stiamo, come dire, dovremo registrare questo inedito molto profondo, molto bello. A breve, Ma insomma, esiste già? sì, esiste già, è in Si può fase, accennare qualcosa? no, è in No, fase di niente. preparazione È in ancora. fase di preparazione, quindi top secret. Poi quando uscirà il disco ve lo presenteremo e insomma, ve lo manderemo in onda più volte. Io ho il piacere, io ho nel cuore una tua canzone che è splendida, dove tra l'altro in una tua versione coinvolgendo tu, c'ero anch'io in una tua situazione. L'ascoltiamo, ascoltiamo questa videoclip. Splendida, splendida come al mattino mi fa il cappuccino come se io fossi un bambino. Tant'è vero che se mi mancassi tu io il cappuccino non lo berrei mai più. Oggi sei nei miei pensieri ma domani forse il mio ricordo mi parlerà di te. Sono vivo, grazie all'acqua che nel fosso ha salvato il sasso e ora piango e parlo di te. Eccoci qua, sempre bella, sempre attuale, ma hai pensato questa canzone poi di farla, di duettarla ad esempio con Celentano, perché lo stile c'è, no? Più Ti che chiedo di avvicinarti al microfono che beh, sopra. sarebbe stato sarebbe stato un Il, la sogno. ciliegina sulla torta. Però piace molto a Gianni Morandi questa canzone. Questa è nata da una mia storia autobiografica con la collaborazione assolutamente di Joe R, perché lui ci ha messo parte della penna, soprattutto la penna e L'arrangiamento. l'arrangiamento. E quindi, insomma, Come nasce una canzone come questa? Cioè, come si viene, come si partorisce? ma si partorisce intanto. Essendo personale, si partorisce attraverso le esperienze che hai nella vita amorosa, capito? Quando uno vive una bella storia, ecco, ad esempio Ramazzotti che aveva scritto quella Una storia canzone, importante, no? no, aveva scritto, aspetta, più bella Più cosa. bella cosa. Guarda, qualche mese fa ha scritto una canzone Daniele Ledda Sì, di Ozieri, che è che conosco molto, che musicista, che salutiamo. salutiamo caramente. Si intitola Preghen de So. È una bellissima canzone che io ho inciso. È la produzione sua perché ha creato anche il video, no? E quindi la potete assolutamente vedere su Facebook, sulle piattaforme, diciamo. Allora. Su Manzano, già da bennere. Caso d'impusto non si può dipendere, penso a te e a sojos tuos. So regara o lue rondine, non l'ultimes, non surandine, penso a te e a sojos tuos. Su male chi giù che dure di un momento, chi su intusivice do tu gusto tormento, su sole de su manzano ti scalde torna su goro, su sorriso lugente si confunde con oro, su manzano. Allora, cosa facciamo da qua adesso alla prossima estate? Quali sono i programmi futuri? Ma ci sono delle cose che in mente da fare. Sicuramente, allora, quest'estate, oltre al mio spettacolo, ho collaborato con vari artisti, tra i quali anche Tale Quale Show, dove ho reinterpretato e ripercorso il mio cavallo.
di battaglia. Di battaglia, abbiamo condiviso anche il palco. Sì, da poco, eravamo a Baiacchia. Sì, eravamo a Domus de Maria. Domus de Maria, Domus bello, Maria. Bella serata. E poi altre varietà, oppure sai benissimo che ci abbinano in varie situazioni, quindi noi siamo sempre... come dire, siamo sempre a disposizione. Dai, diamoci un appuntamento e vediamo di trovare il modo di rincontrarci quanto prima. Quindi abbiamo detto che tra un po' ci sarà l'inedito con Lucia Budroni, che non possiamo raggiungere al telefono perché è impegnata lavorativamente. Allora, prima di salutarci, mandiamo il secondo blocco pubblicitario, poi andiamo ai saluti finali. Pubblicità. Ristorante Pizzeria Aragon, cucina mediterranea di terra e di mare, pizze senza glutine, ottimi primi, dessert e ampia scelta di vini, ampia veranda all'aperto e se vuoi gustare la tua pizza comodamente a casa offriamo anche il servizio di Pizza Express. Ristorante Pizzeria Aragon è ad Alghero in via Gramsci 8. Ristorante Pizzeria Piazza Garibaldi, vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Ristorante Tavola Calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a soli 12 euro. Ci trovate a Sassari, in Via Italia 50. Vi aspettiamo! Autoricambi Mameli, ricambi auto, lamierati e accessori nazionali ed esteri, antinfortunistica, vernici auto industriali e per edilizia, attrezzature per officina. Siamo a Porto Torres in via Sassari 141, traversa A. Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo. Piazza 20 Settembre, Porto Torres. Come in tutta Italia, anche ad Alghero, supermercati Conad. Per ritrovare l'accoglienza di sempre e naturalmente la convenienza. Carne, pesce, salumi, formaggi, tutto freschissimo. Ed un'attenta selezione di vini nazionali ed esteri. Conad Alghero. Via Don Minzoni, via Mazzini, via Berlinguer. Conad. Persone oltre le cose. Fatti coccolare da uno staff di professionisti. DM Style Parrucchieri, prima classe, uomo donna. A Sassari, via Enrico Costa 70. Info 079 200 81 101. Vi aspettiamo. Pizzeria La Bottega della Pizza. Vi aspettiamo per degustare le nostre pizze gourmet con prodotti di stagione a scelta a chilometro zero. La grande novità dell'ampia saletta interna per ospitare cene per piccoli eventi. E la ristorazione solo su prenotazione. La pizzeria La Bottega della Pizza si trova a Sassari in piazza Cavallino De Onestis 4. Vi aspettiamo! Ciao amici, è arrivato l'autunno e noi con la nostra vasta gamma di prodotti siamo pronti a riscaldare il vostro freddo inverno. Stufa alogena per esterni, stufe a gas, termoconvettori, caminetti elettrici. Veniteci a trovare, Europeana, via Sassari 49, Alghero. Noi di Automotive Center ci prendiamo cura della tua auto a 360 gradi. I nostri servizi sono autofficina meccatronica, autolavaggio a mano, centro noleggio breve e lungo termine, centro pneumatici e centro revisioni 2, 3 e 4 ruote. Ci trovate a Sassari in via Montezeglio 6. Eccoci rientrati dal secondo blocco pubblicitario, siamo quasi ai saluti finali, quindi diamo gli appuntamenti futuri, quelli prossimi. Ah, proprio veloce. Proprio veloce. Questa puntata è proprio tac. È tac, sì. Sì, dunque, prossimamente un po' di spettacolo in giro e poi farò uno spettacolo più vario, con tutta la musica italiana, con tutte le canzoni anche... Un tributo alla musica italiana. Qualche canzone sarda anche. Bene, no. Ringraziamo... Enzo Mugoni, e qua l'applauso è virtuale. Io l'applauso te lo faccio a te e te lo faccio di cuore, perché questa trasmissione è veramente straordinaria, perché è spontanea e perché non c'è niente di preparato, non abbiamo cartelle, andiamo a sentimento. No, ma proprio c'è comunicazione, capito? È come se tu vai, entri dentro le case della gente, è proprio bella questa cosa qua. E poi è la prima volta, cioè poche volte mi è capitato
di parlare proprio di come sono fatto io, di come sono io, no? Nella vita, perché solitamente, sai, certi temi non li puoi trattare. E allora io ti ringrazio Non andare via che se devo far fare una cosa. Continua a dire quello che stavi facendo, che stavi dicendo. è importante condividere anche alcune cose che hai nella tua vita, come in questo Spark your next caso, flame. come in questo caso la spiritualità, è quindi molto molto carino, Allora, sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Allora, ci salutiamo così. Vediamo come ci salutiamo con Enzo Mugoni. Vai. Questa è tua. Dai, vogliamo la mossettina. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al ciel, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso, non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza nascerà, va va vai. Va 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 vai. E con Enzo Mugoni e con le note di Adriano Celentano vi diamo appuntamento alla prossima puntata con Talk Vision. Ciao ragazzi. Applauso per Enzo Mugoni. Applauso per Ciao, Enzo. ciao, ciao, ciao.